Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Sì, beh, ci sono cresciuto da bambino, da adolescente, continuo a frequentare. La mia casa europea è a Bruxelles, anche perché ci vive ancora mia mamma, ha 89 anni, e quindi ero lì ieri, ci passo sempre per dei soggiorni sia familiari che di lavoro. E la conosco bene e perciò sono anche allergico agli stereotipi con cui di solito si descrive la situazione. Perché vedo che è già cominciato il processo al Belgio, esattamente come nel 2016. Il 2016 ovviamente fu una strage ancora peggiore, la ricordiamo tutti, nel metro Malbec e all'aeroporto di Zaventem. E fu un'accusa generalizzata contro il Belgio, no? È sempre il riflesso è colpa nostra quando succedono queste cose. All'epoca soprattutto mi colpì lo stupidario delle analisi sui ghetti per immigrati, perché che sarebbero, diciamo così, il covo, il carburante del jihadismo. Ora io, proprio perché ci ho vissuto da bambino, da ragazzo, ho conosciuto un Belgio razzista, un Belgio dove gli immigrati stavano male. Non è il Belgio di oggi. Grazie anche alle lotte degli immigrati, che hanno avuto delle conquiste fondamentali, il diritto di voto. Oggi il Belgio è uno dei paesi europei più avanzati in quanto a integrazione, dove anche gli immigrati maghrebini spesso li incontri come avvocati, medici, professori universitari, ingegneri informatici, parlamentari. Descrivere Molenbeek, per esempio il quartiere di Molenbeek o quello di Schaerbeek, dove è avvenuto ieri l'attentato, come dei ghetti, è proprio la peggior pigrizia intellettuale di chi cerca delle spiegazioni facili. La verità è che la jihad è una malattia ideologica che è stata pompata nella cultura delle comunità islamiche attraverso fiumi di petrodollari sauditi, in particolare a Bruxelles la più grande moschea in centro fu creata dall'Arabia Saudita ed era diventata un luogo di diffusione di ideologie dell'odio e del fanatismo. Vedendo questa cartina, sì, diciamo, noi conosciamo le grandi istituzioni europee che sono concentrate qui. E io, se ricordo bene, per i miei anni passati a Bruxelles, si trovava questa volta in questa zona, mentre qui c'è lo stadio dove c'era la partita ieri in corso. Prego, scusami, vai. Continuo dicendo, è giusto, naturalmente lo stanno facendo i belgi, è giustissimo criticare le forze dell'ordine, i servizi segreti, la polizia, perché evidentemente molte cose non hanno funzionato, il livello di allerta non era adeguato, visto il clima in cui viviamo da una settimana a questa parte. E questo certamente condurrà a delle analisi severe, però ricordiamoci, è facile infierire sul Belgio, avvenne anche nel 2016, poi però all'epoca accaddero attentati terroristici in paesi che si consideravano migliori da quel punto di vista, e cioè Francia, Spagna, Regno Unito, Germania. Diciamo che uno dei problemi messo in luce immediatamente dalla biografia dell'attentatore, del terrorista tunisino, intanto che non è cresciuto in Belgio, quindi i ghetti e i disagi degli immigrati non c'entrano proprio niente, perché questo è uno che era arrivato da poco dalla Tunisia come richiedente asilo, era già un pregiudicato nel suo paese. E si era già radicalizzato, era noto ai servizi di polizia belgi. Qui uno dei problemi è il nostro garantismo, cioè in Belgio, proprio perché è un paese civile, democratico, uno stato di diritto ultra garantista, che agli immigrati riconosce tutti i diritti e spesso esige pochi doveri. Soprattutto certe comunità di immigrati che si tengono abbarbicate delle culture di estremismo. Il problema è quello, ma è un problema comune a quello della Svezia, che in questo caso è stata proprio gemellata nella tragedia, altro paese estremamente accogliente che ha elargito agli immigrati stranieri ogni sorta di beneficio del welfare svedese, che è uno dei più generosi al mondo,
In cambio si è ritrovate in casa delle gang, soprattutto di origine afghana, talmente potenti che il governo svedese ha dovuto decidere una militarizzazione, di far scendere in campo l'esercito, le forze armate a fianco della polizia svedese, che ha perso il controllo del territorio in certi